Le Tre Marie è un marchio storico del comparto dolciario della nostra regione e che sta denunciando una situazione di crisi che minaccia anche diversi posti di lavoro. Sull'argomento è intervenuto il capogruppo della lista Maroni Presidente, Stefano Bruno Galli. Sentiamolo. Stefano Bruno Galli, capolista della lista Maroni Presidente in Consiglio, ha passato una sua mozione che chiedeva la tutela dei lavoratori delle Tre Marie che hanno manifestato in questi giorni dopo la decisione dell'azienda di voler delocalizzare a Verona appunto la parte del lavoro. Sì, la situazione delle Tre Marie è una situazione molto particolare. Qui si trattava non solo di difendere la realtà occupazionale, cioè questi 200 dipendenti che molto probabilmente salteranno, nel senso che l'intendimento di Samontana è proprio quello di delocalizzare a Verona, ma il ragionamento era anche quello di tutelare un marchio, che è un marchio storico di questa regione, di questa città, perché Tre Marie addirittura nasce a Milano nel 1150 come Quattro Marie, poi ne tolgono una che è la Beata Vergine e diventano Tre Marie e si specializza nella produzione del panettone milanese autentico. Quindi appunto si trattava di prendere posizione rispetto alla tutela del marchio, perché è proprio attraverso la tutela di questi marchi storici che la Lombardia si riconcilia con le proprie tradizioni civiche dal punto di vista economico e produttivo, quelle tradizioni che hanno consentito alla Lombardia di diventare una delle prime regioni d'Europa e di imporsi e di imporre la propria leadership dal punto di vista economico e produttivo. E poi appunto tutelare la realtà occupazionale, perché effettivamente lo stabilimento di Milano Lambrate verrà chiuso e verrà delocalizzata la produzione. Quindi era un'operazione necessaria. Io sono rimasto molto contento sia per aver incassato l'unanimità, ma poi per aver trovato delle parole d'elogio da tutto il Consiglio regionale per come ho posto il tema della realtà delle Tre Marie sul doppio versante, il marchio e la realtà occupazionale, anche in previsione di Expo 2015, in cui Milano diventerà la capitale dell'alimentazione mondiale. Un'occasione per ribadire la tutela dei marchi lombardi in generale, questo non solo delle Tre Marie. Certo, di ribadire l'importanza di questi marchi storici che hanno fatto grande la Lombardia, di queste realtà dal punto di vista economico-produttivo, così che si sono affermate nel corso del tempo, che hanno una tradizione, che rappresentano un modello di socialità sia all'interno dell'azienda per il rapporto che il datore di lavoro ha con i lavoratori, per i meccanismi di socialità che si instaurano proprio a livello occupazionale, a livello dei lavoratori, sia nei confronti della comunità territoriale più vasta.